Sì, siamo tornati e no, non ho ancora sistemato il microfono. E soprattutto adesso andiamo a fare i grandissimi culi ai quattro re, perché abbiamo sta cosa in sospeso e me la devo risolvere. Fosse l'ultima cosa che faccio proprio. Mi è rimasta troppo sul groppone. Siamo già anche umani, giusto Cucureddu? Confermami? Confermato. Ho fatto un po' di farming e anzi vi devo dare una bruttissima notizia. Purtroppo in questa serie non vedrete Artorias, ve lo dico in anticipo, non vedrete la boss fight con Artorias. Perché non essendo facoltativa, me la sono tenuta per me, l'ho usata per farmare praticamente. E soprattutto non sarebbe stato un bello spettacolo perché l'ho dovuto fare in 4 contro 1, non era certo bello da vedere. E lo stesso tutto il DLC, non lo vedremo in questa serie, mi limiterò solo alle le robe più canoniche. Anche perché sennò ci mettiamo 20 anni a fare questa serie. Non mi sembra proprio il caso. Allora, abbiamo recuperato qualcosina di simpatico. Ma poi vi ammazzo perché sì. Dicevo, ho fatto un po' di pellegrinaggio in zone nascoste e misteriose. E ho trovato per esempio l'anello della Clorantia, che sto anche indossando. Sì, qui è l'anello di Cloranti, perché sicuramente non avevano voglia di... Come cazzo hai fatto, Cucureddu? Me lo spieghi? Ecco, bravo. Dicevo... E che qui chiamano l'anello di Clorati, che fa sempre comunque la stessa cosa. Cioè, dove stai andando, Cucureddu? Dicevo, cioè, aumenta il recupero della stamina. E mi sa che ci servirà, visto che quegli stronzoni dei 4 re sono tutto fuorché semplici. Lo spiegone di turno l'abbiamo fatto. Se non mi fa usare la pietra bianca vuol dire una sola cosa, ovvero che mi hanno invaso. Puttana miseria. Io nel frattempo mi appiccio la maledizione, sennò poi dopo non riesco a farlo. Vediamo quanto ci vuole prima che mi mandino in vacca alla... Eccoci qua. Ci è voluto meno di quello che pensassi. Venga signor Ruichi, che tanto credo venga da quella parte, giusto? Non lo so, lo ignoro. Eccolo lì. Venga, venga. La attendo con ansia. Ok, spadaccino a due mani. Mancatissimo, complimenti. Ti faccio male, ma male, male, male. Ok. Più facile di quello che sembrava. È molto facile il PvP in questo Dark Souls. Non me lo sarei mai aspettato. Abbiamo tirato su anche un 5-6 tonnellate di anime. Grazie signor Ryuichi. Non so più parlare. E andiamo direttamente allo shortcut, che tanto è lì che dobbiamo andare. Cerchiamo di attutire, scusate, vedi, non so parlare in italiano oggi, è inutile. Manco mi ricordo la strada, pensa a te. E infatti ho sbagliato perché sono una testa di cazzo. Ok, siamo tornati, vediamo di rimediare alla stronzata gigante che abbiamo fatto. Tu muori, me la prendo con te nel frattempo, va, visto che ci siamo. Proseguirei immediatamente dove dobbiamo andare. E vediamo di andare a riprenderci le anime che abbiamo stoltamente buttato. Dove cazzo stai saltando, Cucureddu? Ti ha detto qualcuno di saltare per caso? Eccole lì le mie anime che mi chiamano. Ma non era qui che sono salito? No, esatto, è dall'altra parte. Volevo essere sicuro di non aver fatto una minchiata. Ed eccolo là il nostro vecchio amico. Questa è anche la prima volta che vi asfalto con la Claymore. Mi sa che a sto giro cascate male voi altri, eh? Non siete più così sgargiulli. Mi dispiace. Stiloso come non mai, Cucureddu, eh? Oggi mi stai piacendo. C'hai i coglioni girati e questo ti fa onore. Mica ne arriva un altro. Detto con un sardo bruttissimo, tra l'altro. Come cazzo sto parlando? Deficiente, Cucureddu, sei un deficiente. Lasciatelo dire. E siamo già arrivati. Non vedo segni di revocazione di nessun tipo. Se non è inquietante questo, ditemi voi che cos'è. Opla. Facile, pulito e veloce. So che sarà estremamente controproducente. Anche perché, mannaggia lei, la strega Beatrice non serve a una sega. Proprio lo dico. Se lo dico non lo nego. Mi sa che aspettiamo un secondo che si faccia vedere qualcuno.
Perché ho visto che da soli 4 ore sono complicati, quindi. A meno che non uso la. Cioè come punching ball. Ma non credo sia il caso, va. Aspettiamo qui, va. Nel frattempo avevo con Miyazaki, addirittura. Speriamo, ti pareva, stavo per dire, speriamo di riuscirci, no, evocazione fallita, perché non ce lo meritiamo proprio. Il segno però è ancora lì, che cavolo, strano, non dovrebbe andare via. Riproviamo allora. Speriamo bene. Nel frattempo chiamiamo pure la Beatrice, sempre se ce la fanno chiamare, perché vedo che... Eccola qua. Ok, Miyazaki ha risposto alla chiamata. Il maestro Miyazaki ci onora della sua presenza. Ma strano, non c'è nessun fantasma. Aspettiamo Beatrice. Vabbè, faccio un po' come cazzo vuole lei, eh. Io volevo scendere le scale tranquillo, però sembra che la cosa non le interessi. Vabbè, chi se ne frega, noi scendiamo così. Sono tentato anch'io di gettarmi a capofitto, però voglio fare le cose per bene. Eccoci qua. Dove sono le mie anime? Eccole lì. Me le vado a prendere subiterrimo. E direi che siamo pronti. Dove è il primo? Eccolo lì. Diamoci dentro. Finché ne prendiamo uno alla volta va tutto bene. Ottimo. Bene così. Aia, questo mi ha fatto male però, eh. E il primo è andato, velocità della luce, su. Sì, Beatrice, cosa sta colpendo, per cortesia? Ehi, anche le piroette. E ancora, continuiamo, perché tanto... Sì, vabbè, se lo colpisci, cucureddo... Di grazia. Oh. Ma vabbè che non c'hai stamina, cucureddo, porca miseria. Scusami, colpa mia. Secondo è andato, ne manca solo uno addirittura, perché tanto... Oh, con la gente giusta si riescono a fare grandi cose. Dove cazzo stanno? Eccolo lì. Oh, che cazzo. E questa mi mancava. Ogni tanto escono con attacchi nuovi. Aia, questo mi ha fatto male. Questo mi ha fatto male. Ma questo ti fa male di più. E levatevi dal cazzo. Alla buon'ora, direi. Porca di quella miseria. Oh. Abbiamo detto 60.000 anime, tonnellate di umanità, soprattutto che ci rifacciamo di quello che abbiamo perso. E direi che possiamo andare finalmente avanti. Sì, a questo punto io andrei ad Anor Londo. Sì, lo so io perché.